Ciao a tutti, vorrei leggervi in questo video due miei pensieri scritti in passato dedicati alla gentilezza e all'umanità di noi esseri umani. Questo primo pensiero si intitola L'umanità bella. Se vedi una persona a terra in difficoltà, l'aiuti, chiami aiuto, mica chiedi prima la sua religione, l'orientamento politico o la squadra di calcio di appartenenza. Se vedi il tuo nemico che sta per essere investito da un'auto, lo salvi o lo richiami, mica lo lasci morire. Se vedi un cane per terra ferito, lo aiuti. Se muore il tuo nemico ci pensi, forse aveva ragione lui, chissà. Se vedi il tuo o la tua ex, lo guardi o la guardi e ricordi, magari gli vuoi ancora bene e lui o lei ne vuole a te. A prescindere dall'amore. Se qualcuno ti chiede la strada giusta, tu subito gliela indichi. Se un estraneo ha fame, tu gli dai un pezzo di pane e lo aiuti. Sapete tutto questo perché? Perché siamo tutti uno, tutti fratelli, uniti da un cordone ombelicale, spirituale, che prescinde odi, inimicizie, screzi, cattiverie, estraneità e parentele. I legami di sangue sono relativi, i risentimenti anche, ma l'eccelso legame spirituale che tutti ci unisce, quello è assoluto ed eterno, eccelso. Quest'altro mio pensiero invece si intitola La gentilezza. La gentilezza è il più bel fiore. Chi riceve una gentilezza si sente rinato, inondato d'amore. Suadente profumo che scalda il cuore. Un atto di gentilezza è una dolce carezza, un brivido a sale spezza ogni male. Io credo che la gentilezza sia uno fra i più grandi valori che dovrebbero contraddistinguere un essere umano, oltre agli altri valori, quali la solidarietà, l'amore, tutte cose che diciamo ci contraddistinguono e che ci differenziano dal mondo animale, dagli animali. Purtroppo oggigiorno, spesse volte, capita di vedere persone che sono tutt'altro che gentili, tutt'altro che solidali, tutt'altro che empatiche, socievoli. Spesse volte siamo freddi, siamo formali, troppo burocrati. E questo fa male a tutta l'umanità, all'intera umanità. Non fa male solo a se stessi. Io credo che dovremmo ritornare un po' a riscoprire i valori umani, la gentilezza, l'informalità, la socievolezza, la civiltà, insomma, la civiltà. Grazie per avermi ascoltato, spero vi siano piaciute le mie parole. Spero di avervi arricchiti e di non avervi annoiati. Ci sentiamo presto. A presto. Ciao.